Ieri, mercoledì 6 luglio, serata inaugurale de Il Libro Possibile, con Marco Tardelli e Mirta Merlino, a dialogare sul palco insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e Rossella Santoro, direttrice artistica del festival. Il tutto all'interno della splendida cornice che circonda l'antico borgo marinaro di Polignano a Mare, tra i più famosi della Puglia. La partita l'abbiamo vista in Viale Unità d'Italia. Io avevo dei pantaloncini rossi con la striscia bianca e una canottiera verde per tentare di fare una specie di tricolore. Mio padre era in canottiera mille righe e boxer, faceva caldissimo anche quella sera. Al gol di Marco mi guarda e mi dice: ma che ci sta succedendo stasera? Che sta succedendo stasera? Quasi stupito, perché papà si ricordava, almeno quello del 38 se lo ricordava, quello del 34 forse gliel'avevano raccontato. E quindi una serata indimenticabile e mai avrei potuto sognare, lo ammetto, di poter diventare amico di Marco, perché quella sera lui era il cuore dell'Italia. Dopo la prima tappa a Taranto, che ha registrato un grande successo e si è conclusa con l'indimenticabile concerto di Nick Cave e The Bad Sides, Medimex 2022, International Festival and Music Conference promosso da Puglia Sound, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese dal 13 al 15 luglio, arriva a Bari con un fitto programma che prevede concerti, incontri, showcase, mostre, attività professionali e scuole di musica. Allora, siamo alla versione barese di Medimex 2022, dopo la tappa tarantina che ha avuto un successo clamoroso. Una tappa che vedrà protagonista contenitori, col Cursal Santa Lucia, il Palazzo delle Poste e la rotonda di fronte all'entrata monumentale della Fiera del Levante, per tenere sempre una relazione tra Taranto e Bari, perché ricordo che questo sarebbe stato l'anno di Bari e Taranto, capitali italiane della cultura 2022. Non hanno vinto questo titolo col Ministero, ma come Regione ci eravamo impegnati a realizzare una parte degli eventi previsti dai due dossier. E questo si inquadra nella logica delle due capitali, anzi lo slogan che abbiamo utilizzato è che in Puglia comunque la cultura è capitale, e il Medimex si iscrive in questa operazione con una componente a Bari estremamente rilevante per quantità e per qualità di formazione professionale e di showcase rivolti a tutti quegli artisti pugliesi che hanno vinto il bando Puglia Sounds Records e che oggi hanno l'occasione di esibirsi a Torre Quetta, che sarà l'altra delle aree coinvolte, per presentare i dischi nuovi, le uscite ultime, cofinanziate da Regione Puglia e che saranno promosse a livello nazionale e internazionale, a partire ovviamente da Medimex. Quindi una grande operazione nella quale il grande evento, temi di cui si discute molto in questo periodo, diventa strumento per valorizzare il talento, la qualità e la produzione degli artisti pugliesi, che come avrete visto sono al centro delle attenzioni regionali, non soltanto in Puglia, ma in Francia, a Parigi, a Vienna, al Music Verein, sia musica classica, sia musica contemporanea, sia musica di avanguardia, il tutto in un mix nel quale il grande, il globale, si sposa con il locale. Beh sì, a Taranto è andata bene, basta leggere insomma le vostre recensioni, i social. Adesso sì, c'è la parte barese che ruota intorno al professionale, perché noi ovviamente ci interroghiamo su quello che sarà il futuro della musica nel nostro paese attraverso una serie di panel, workshop, ci saranno gli showcase dei gruppi pugliesi che hanno vinto il bando record, e quindi una selezione di questi gruppi suonerà a Torre Quetta ogni sera. E poi c'è il concerto dei Chemical Brothers, che insomma non ha bisogno di grandi presentazioni, e poi le iniziative con i vari artisti che verranno a raccontarci la loro storia con le grandi rockstar. E penso alla mostra dei Queen e a O'Regan, il fotografo del periodo migliore dei Queen. Poi c'è Woody Woodmansey, è l'unico Spiders from Mars ancora in vita, e la formazione di Bowie del periodo di Ziggy Stardust, l'album probabilmente migliore della sua storia. Woody Woodmansey racconterà i suoi giorni con Ziggy. C'è Truppi, che è una delle rivelazioni di Sanremo, poi ci sono Shablor ancora, Venerus e Diodato in un incontro sempre al Santa Lucia. E il documentario su Frank Zappa, insomma Frank Zappa è un genio assoluto che non è stato
celebrato in questi anni, ma insomma noi abbiamo fatto una scelta precisa su Zappa, cioè vogliamo raccontare la sua storia. Questi sono tutti eventi ai quali ci si può prenotare gratuitamente su medimex.it. Puglia Promozione sostiene il Medimex come a Taranto, adesso a Bari. L'evento dei Chemical Brothers per la generazione degli anni 90 è sicuramente qualcosa di straordinario che porterà tanti turisti in Puglia. La Puglia è la prima regione d'Italia secondo le analisi di Confcommercio e Utrend. Stiamo superando le città più importanti del mondo come Venezia, Roma, Firenze, e questo turismo che ci sta dando tanto lustro si arricchisce di questo grande evento. Emiliano Delli Noci al nuovo Client Innovation Center di IBM e la conferma, spiega il governatore della Puglia, delle previsioni di sviluppo per l'economia pugliese. Finalmente un collegamento tra politiche di investimento, formazione e grandi gruppi. Anche IBM non poteva mancare nelle previsioni che tutto il mondo sta facendo sullo sviluppo dell'economia pugliese. Tutti sanno che nei prossimi anni, grazie ovviamente alle politiche che abbiamo sviluppato in questi anni, quella che una volta si riteneva non potesse mai diventare la California italiana, in realtà, sia pure con molta pacatezza, diciamo, senza fare trionfalismi, è diventata una delle regioni dove le previsioni di sviluppo imprenditoriale sono le più forti. IBM non poteva mancare, raddoppiando l'organico, il che significa tenere o riportare a casa tante persone che ovviamente non vedono l'ora di tornare in Puglia, perché qualunque cosa in Puglia viene meglio e ha più fortuna, questo è bene che lo sappiate tutti. Quindi IBM si inserisce in questo grande filone che ha toccato tanti altri gruppi altrettanto importanti, e ci fa però un regalo che è partito quando sono nato io, perché IBM è nata qui nel 59 e ne sono successe di tutti i colori. La stessa facoltà di informatica della Università di Bari è nata attorno a questa azienda, quindi cose straordinarie, che un'azienda innovativa che però ha una tradizione antichissima, antica almeno per l'informatica, antichissima possiamo dirlo, e soprattutto ha un grande futuro davanti. Quindi siamo molto felici di questo. La Puglia e in particolare il Politecnico di Bari e l'Università di Bari, assieme alle altre facoltà universitarie pugliesi, offrono laureati di tutti i generi. Peraltro possiamo organizzare i corsi di studio, come sta già avvenendo con altri gruppi, sulle esigenze delle società che hanno queste previsioni di sviluppo. Quindi c'è finalmente un collegamento tra politiche di attrazione di investimento, formazione delle persone anche a livello universitario e investimenti dei grandi gruppi che offrono servizi, e IBM è ovviamente una garanzia di affidabilità e di efficienza, oltre che di visione.